L'Event School, lezione numero 0 oggi. Partiamo prima dell'1 con una lezione di introduzione sui pronomi personali, quindi impariamo oggi a dire io, tu, lui, lei, esso, noi, voi ed essi in inglese, che è la base, anche un modo simpatico per cominciare con un piccolo passo che vi porterà a fare conversazione in inglese. Spero che abbiate visto il video introduttivo sui 5 steps, che è il nostro metodo pratico che vi porterà, se seguite le nostre lezioni e fate gli esercizi di avanzamento, ad avere le basi che vi servono per capire l'inglese e anche per parlarlo già da subito. Già dalla 10ª lezione avrete elementi per fare delle frasi semplici che riguardano la vostra vita quotidiana. Quindi, se non l'avete visto, dateci un'occhiata, perché è importante per capire dove stiamo andando. Questo corso degli obiettivi semplici ma molto precisi, in qualsiasi momento potete interagire con noi in questo corso di inglese base plus. Qui ci sono i nostri contatti, eventschool.com e 347-4258-840 è la nostra linea WhatsApp per interagire. Anche scambiarci non solo domande e risposte, ma anche opinioni, e chiederci anche di poter raggiungere delle lezioni. Magari noi diamo qualcosa per scontato che per voi invece è importante sapere, quindi vogliamo avere un vostro feedback. Allora, velocemente vediamo quali sono i pronomi personali in inglese. La tabella di riferimento per questa lezione è la 1.1, che appunto si chiama pronomi personali soggetto. In ogni lezione di questo corso di inglese base plus avrete una tabella di riferimento che riassume la sostanza del nostro corso di inglese e anche esercizi di avanzamento, file audio, file video, file extra da poter scaricare e guardarvi con calma da casa. Allora, cominciamo. La prima persona, singolare, sono io. I, ok? Poi ci sei tu, you, e poi la terza persona si divide in lui, maschio, he, lei, femmina, she, e it, che in inglese viene utilizzato per sostituire un oggetto, un animale o anche nelle frasi che in italiano chiamiamo frasi impersonali, tipo sta piovendo, sta nevicando, dipende, eccetera. Quindi I, io, tu, you, la terza che si divide in lui maschio, he, lei femmina, she e it per le cose, e poi le tre plurali che sono we, noi, you, voi e they, loro, essi. La prima cosa che salta all'occhio è che la seconda singolare e la seconda plurale, quindi tu e voi, sono uguali in inglese. E quindi se io dico you are rude, può significare sia tu sei maleducato che voi siete maleducati, e questa è una cosa che si evince solo dal contesto. Insomma, l'inglese è una lingua un po' più asciutta dell'italiano e questa caratteristica ha dei pro e dei contro. Questo è un esempio in cui magari la facilità, perché non devo imparare una parola in più, alla facilità di non dover imparare una parola in più corrisponde l'handicap di non sapere esattamente se mi riferisco a te o a voi. Come vi dicevo, la tabella di riferimento, che è la 1.1, che trovate in questa schermata della lezione 0, ha degli esempi che voglio vedere con voi. Allora, in questi esempi ho già utilizzato il verbo essere, che sarà l'oggetto delle prossime lezioni. Se non l'avete ancora studiato, non vi preoccupate, oggi si tratta semplicemente di familiarizzare con i pronomi personali. Quindi non vi preoccupate, perché ve lo spiegherò approfonditamente nelle lezioni successive. Allora, io sono italiano. Io, I, verbo essere, am, Italian, ok? Italian è un aggettivo, gli aggettivi di nazionalità prendono sempre la lettera maiuscola, quindi I am Italian. L'importante è che oggi impariamo I. Poi, tu sei il mio amico, you, tu, are,
ma può essere di seconda. Mio amico si dice my friend. You are my friend. Ok. Lui, terza, singolare maschile. He is my father. Lui è mio padre. He is my father. Tom. Ok. Lei, terza, singolare, femminile, è mia madre. She is my mother. She is my mother. Lily. Ok. Poi it. Come dicevo, si usa per sostituire degli oggetti. It is my pen. Ok. È la mia penna. Prima plurale, noi. Siamo dalla Germania, veniamo dalla Germania, in inglese si dice we are, uso sempre il verbo essere che abbiamo visto prima, we are from vuol dire da, from Germany, we are from Germany, siamo dalla Germania, voi siete i miei colleghi preferiti, you are my favorite collaborators. In questo caso si capisce che sto parlando di voi perché collaborators è nella sua forma plurale. Lo vedremo durante questo corso che quando voglio fare il plurale di un sostantivo dog, per esempio, basta aggiungere la S alla fine e diventa dogs. In questo caso collaborator diventa collaborators nella sua forma plurale. Voi siete i miei collaboratori, i miei colleghi preferiti, favorite. Ultimo esempio della tabella 1.1, loro sono i miei figli, Ed e Paul. Loro, they, sono i miei figli, my children, Ed e Paul. Ecco quindi spiegati i pronomi personali e soggetto, ovvero quelle paroline che in italiano e anche in inglese io utilizzo al posto di un nome, al posto di una persona. I, io, you, tu, ma anche voi, he, she, it, la terza singolare, he per il maschile, she per il femminile, it per le cose, e poi we, noi, e they, essi, loro. Allora, grazie innanzitutto per essere qui con noi, continuate a seguirci, ci sono tutti gli strumenti per fare un ottimo lavoro, quindi continuate a seguirci e contattateci se avete bisogno di aiuto. Bye bye da Alexander.